Diversa e più ardita rispetto all'opera dei francescani fu la politica culturale impostata dai maestri dell'ordine domenicano. Più che la riduzione delle arti a teologia, vale a dire della scienza profana a quella sacra, essi proclamarono la piena distinzione fra filosofia e teologia, ammettendo i diritti della ragione naturale a perseguire le proprie autonome vie di ricerca. Questa coraggiosa presa di posizione era d'altra parte supportata dalla profonda convinzione che ragione e fede confluissero nella affermazione di una comune verità di cui Dio è la fonte, nella convinzione che la vera razionalità è quella di matrice cristiana e che di una presunta verità di ragione apertamente negatrice degli articoli di fede fosse possibile dimostrare l'intima irrazionalità. Per giungere a ciò, i seguaci di San Domenico si proposero un'impresa di portata veramente gigantesca: spogliare cioè il testo e la dottrina di Aristotele delle incrostazioni averroistiche e della influenza di un neoplatonismo di tono e vocazione panteistica. E poi, compiuta questa difficile operazione preliminare, sostituire alla limitata base speculativa della tradizione teologica agostiniana il rigoroso impianto razionale scientifico dell'aristotelismo, trasformato nel più solido fondamento sistematico della dottrina cattolica. Maiedin, Lichterschien und die kleinen Vogelin bringen freudenvollen Schrien, dass sie wilde kommen sehen. Il primo a dare impulso alla formazione di questo orientamento fu Alberto Magno, 1206-1280, domenicano, nato da una nobile famiglia tedesca, insegnante per alcuni anni a Parigi e poi a Colonia. Fu Alberto a determinare con chiarezza la netta distinzione fra teologia e filosofia, che serve a circoscrivere gli ambiti di applicazione delle due prospettive. Secondo Alberto Magno, di alcuni dogmi non è possibile alcuna argomentazione razionale, né pro né contro, mentre la fede non può e non deve interferire con la ragione naturale, quando essa agisca nell'ambito delle sue competenze. Aristotele, in quanto massima autorità della ragione naturale, va quindi accolto e studiato senza remore. Anzi, occorre servirsi delle sue indicazioni per completare le sue dottrine con nuove ricerche sia filosofiche che sperimentali. Con grande impegno, Alberto si dedicò alla elaborazione di una nuova enciclopedia del sapere, basata sul razionalismo aristotelico e arricchita di nuovi dati ricavati in gran parte da osservazioni dirette del mondo naturale. Le osservazioni botaniche, zoologiche e mineralogiche di Alberto Magno rappresentano infatti un momento cruciale nella storia della scienza del Medioevo. Chi portò a compimento il progetto di Alberto Magno, anche se più su un piano teoretico e filosofico che scientifico sperimentale, fu il suo grande discepolo San Tommaso d'Aquino, per opera del quale il razionalismo scolastico raggiunge il suo apice. Tommaso dei Conti d'Aquino nacque a Roccasecca, con molta probabilità nel 1225. Educato nella prima fanciullezza presso i Benedettini di Montecassino, passò un decennio a Napoli per continuare la sua educazione intellettuale. Con la conclusione dei suoi studi universitari, entrò nell'ordine dei Domenicani, anche se questa scelta fu tenacemente avversata dai suoi parenti. Nel 1245 si recò a Parigi, divenne discepolo di Alberto Magno e lo seguì a Colonia. Nel 52 lasciò il maestro per recarsi ad insegnare a Parigi. Venne poi nel 60 a Roma e vi trascorse un fecondo periodo di studi sull'aristotelismo. Nel 1269 tornò a Parigi per un triennio, poi fu chiamato all'Università di Napoli da Carlo d'Angiò. Nel 1274 ebbe l'incarico dall'ordine di recarsi al Concilio di Lione, che doveva ristabilire l'unità fra cattolici ed ortodossi. Ammalatosi per la strada, si fermò nel convento di Fossanova e qui si spense il 7 marzo di quell'anno. Le sue opere principali sono i commenti alle sentenze di Pietro Lombardo, diversi commenti alle varie branche della dottrina aristotelica, la Summa Totius Theologiae,
che è il suo capolavoro, la Summa contra Gentiles. Tra i numerosi ed importanti opuscoli, il De Unitate Intellectus contra Averroistas, Tommaso si sforzò di dimostrare che la teologia è una scienza, basata sul discorso razionale. Nell'operare questa, che è una vera e propria rivoluzione di pensiero, Tommaso utilizza sapientemente una molteplicità di riferimenti teorici, così da rendere la sua dottrina anche una sintesi compiuta dell'intera cultura medievale. Pur prevalendo nel suo lessico e nella struttura del suo pensiero il riferimento ad Aristotele, non mancano le suggestioni provenienti dalla tradizione platonica e agostiniana. Sul piano filosofico, l'intento di Tommaso fu quello di mostrare la superiorità di un razionalismo di impronta cristiana, caratterizzato dalla ricerca di un punto di equilibrio fra determinismo e contingenza, individualità e generalità, volontà e necessità. La scelta razionalistica fornisce alla sua filosofia una dimensione che si può anche dire di modernità, una modernità pienamente cristiana, che, secondo il filosofo cattolico contemporaneo Jacques Maritain, uno dei principali teorici del Concilio Vaticano II, permetterebbe di considerarla fornita di una virtù formativa, scrive Maritain, e liberatrice riguardo alle aspirazioni e alle inquietudini del tempo presente. Per questo, nel XX secolo, si è avuta una corrente di pensiero detta neotomista, di cui Maritain è uno dei principali esponenti. La diffusione del razionalismo aristotelico, rivendicando appieno i diritti della ragione, minacciava di esasperare il contrasto tra verità filosofica e verità rivelata e di subordinare la fede alla scienza. L'interpretazione averroistica addirittura negava la creazione nel tempo, la provvidenza, l'immortalità dell'anima individuale e la libertà. Ciò vanificava il tentativo di conciliazione fatto da Sant'Agostino. San Tommaso invece vide nell'aristotelismo la possibilità di razionalizzare i dogmi cristiani. La teologia naturale di Aristotele, pur essendo frutto di una libera indagine filosofica, si rivela come una base razionale della teologia cristiana. Nell'ascesa alla verità l'uomo, attraverso la fase razionale, perviene la fede. Per Tommaso la ragione, muovendo dalle cose sensibili, astrae le essenze intelligibili universali e, pervenendo alle verità assolute, si rivela autonoma di fronte alla fede. I risultati dell'attività razionale, frutto di dimostrazione logica, sono assolutamente veri al lume naturale della ragione. Le verità di fede sono invece sovrarazionali e perciò indimostrabili. Ci sono infatti due tipi di scienze, quelle che muovono da principi evidenti per sé e quella la cui evidenza si manifesta alla luce di un principio superiore. Al secondo tipo appartiene la scienza teologica, poiché molte verità vanno al di là dei poteri dell'umana ragione. Ma ciò non significa che siano antirazionali, vuol dire che l'attività razionale raggiunge dei limiti invalicabili con l'intelletto naturale. Oltre quei limiti interviene la fede, che si fa accettare perché non è in contrasto con la ragione, ma soltanto fuori dal dominio di essa, né è un prolungamento. Che non sussista contrasto tra verità razionali e verità di fede si dimostra col fatto che alcune verità di ragione sono i presupposti della fede, come dice Tommaso, preambula fidei, come ad esempio l'esistenza di Dio, già dimostrata da Aristotele o da Sant'Anselmo e di cui Tommaso stesso fornisce alcune prove aggiuntive, o l'immortalità dell'anima, provata già nell'antichità da Platone. Le verità di fede trovano la loro radice in esigenze razionali e il conflitto tra esse è soltanto apparente. La verità è unica anche se si manifesta nelle due forme distinte dell'ordine naturale e dell'ordine sovrannaturale. Secondo Tommaso ci esiste un'obiettiva razionalità anche nei dogmi e se talvolta la ragione non riesce a cogliere questa razionalità è certamente per suo difetto o per suo cattivo uso. Il genere letterario, espressione della più matura filosofia scolastica, fu la Summa. La Summa Theologiae di San Tommaso è direttamente connessa con il metodo scolastico ed è suddivisa in parti. Le parti intrattati,
i trattati in questioni e le questioni in articoli. Con riguardo alle parti, nella prima si argomenta su Dio. Si parla dapprima di Dio uno, della sua esistenza e degli attributi che gli convengono, poi si affronta l'analisi della Trinità, infine il problema della creazione. La questione della creazione viene distinta in analisi della produzione delle creature, analisi della distinzione delle cose create, analisi della conservazione e del governo del creato. Nell'affrontare l'analisi della distinzione delle creature, Tommaso argomenta sugli angeli, sulle creature solo materiali e sull'uomo. La riflessione sull'uomo viene a costituire l'antropologia tomista, uno dei nodi teoretici centrali della Summa. Essa si divide in discussione sull'anima, sull'unione di anima e corpo, sulle potenze dell'anima in generale, sulla potenza intellettuale, sulla potenza appetitiva, sulla potenza sensuale, sulla volontà e di libero arbitrio, sulla conoscenza umana. La seconda parte della Summa affronta le questioni relative all'azione dell'uomo e all'etica in generale. Protagonista della terza e ultima parte della Summa è la figura di Cristo con le connesse discussioni sacramentali. Quindi una prima parte ontologico-antropologica, una seconda parte etica e una terza parte cristologica. Il cuore dottrinale della Summa è costituito dai suoi elementi specifici, cioè gli articoli. Vale a dire qualcosa di molto simile alle precedenti sentenze frutto delle disputatio, ovvero le singole verità che la filosofia consegue. La struttura logico-argomentativa che Tommaso ha prescelto per la presentazione di ogni articolo è di tipo dialettico-confutativo, sul modello aristotelico. Qui Tommaso si fa maestro di esposizione filosofica secondo una costruzione che va anche al di là della sensibilità medievale e che può essere presa a modello anche per le strutture argomentative odierne. Inizialmente quindi vengono illustrate le due tesi contrapposte, dapprima quelle che andranno confutate. La parte relativa ad esse inizia sempre con un videtur quod sic, o videtur, vale a dire sembra che. Poi viene esposta la tesi più verosimile, la cui esposizione comincia sempre con l'espressione sed contra. La struttura dei sed contra è quasi sempre sillogistica. Infine vi è il respondeo dicendum o corpus, cioè l'esposizione della dottrina più corretta, con ampia argomentazione in suo favore. Sul piano gnoseologico, Tommaso muove dalla premessa aristotelica che ogni conoscenza deriva dalla sensazione. Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in senso. Siamo così agli antipodi dell'innatismo platonico e della illuminazione agostiniana. Solo dall'esperienza, afferma Tommaso, che ricevette poi il titolo di Doctor Angelicus, si perviene alla conoscenza delle essenze, per opera dell'attività astrattiva dell'intelletto. Vale a dire che le sensazioni, via via spogliandosi nella nostra mente delle loro particolarità empiriche, forniscono i concetti, che sono le forme intelligibili universali corrispondenti alla obiettiva realtà delle essenze. La verità consiste nella corrispondenza tra il concetto e la realtà obiettiva delle cose, secondo l'importante e nota teoria tomistica della adequatio rei et intellectus. Si tratta di una posizione gnoseologica realistica, ma di timbro moderato ed eclettico. Gli universali, infatti, in Tommaso esistono aristotelicamente nelle cose e, allo stesso tempo, in maniera concettualistica, essi esistono nella nostra mente come entità concettuali corrispondenti alle essenze. Ma gli universali sono nelle cose, dice Tommaso, perché infusi in esse dalla mente di Dio, che li pensava già prima della creazione. Ci troviamo quindi di fronte a un temperamento di tutte le soluzioni, tranne quella nominalistica, poiché gli universali esistono ante rem, in quanto idee del pensiero divino, in re, perché Dio ha creato le cose infondendovi le forme ideali che egli pensava, post rem, perché la nostra mente ne viene acquistando la nozione esclusivamente dalle cose particolari. Meine Lichter schien und die kleinen Vogelin bringen freudenvollen Schrien, dass sie wilde kommen sehen. Il modo più autorevole per dimostrare la sostanziale concordanza tra verità di ragione e verità di fede
è quello di provare l'esistenza dell'essere sommo di Dio non utilizzando le procedure aprioristiche e deduttive della prova ontologica anselmiana, accettata anche da San Bonaventura, ma procedendo per via induttiva. Per Tommaso l'esistenza di Dio è dunque convalidata da prove razionali a posteriori, ossia è razionalmente poggiata sui principi di causalità e di finalità. Possiamo, afferma Tommaso, dimostrare l'esistenza di Dio per cinque vie. La prima, la prova del movimento. Ogni corpo mosso implica un motore e questo a sua volta un altro motore, finché appare necessario la mente affermare che esiste un primo motore che non è mosso da altro e che muove tutto. Questo motore immobile è Dio. La seconda, la prova della causalità. Ogni effetto implica una causa, la quale a sua volta è effetto di un'altra causa, e così via, finché bisogna concludere che esiste una causa prima non causata da altro, e da cui muovono tutti gli effetti. Questa causa prima è Dio. È evidente il forte influsso aristotelico su queste due prime prove tomiste. La terza, la prova basata sulla contingenza del mondo. Tutte le cose del mondo, argomenta Tommaso, sono contingenti. Potevano cioè essere o non essere. Ma ogni contingente rinvia ad un'altra cosa, anch'essa contingente, e così via fino a postulare un essere al di fuori di ogni contingenza, cioè un essere necessario ed assoluto, da cui la serie delle cose contingenti sia derivata. Questo ente necessario ed assoluto è Dio. Qui si percepisce il forte influsso invece del filosofo arabo Avicenna e della sua distinzione fra essere necessario ed essere possibile. La quarta prova, la prova della perfezione. Nel mondo noi osserviamo una diversa gradazione di perfezioni, dalle cose meno perfette agli esseri più perfetti. La mente è condotta a pensare ad una massima perfezione. L'essere perfettissimo è Dio. Si ha qui invece un eco delle prove a posteriori avanzate nel Monologion da Sant'Anselmo, diversamente dalla prova a priori e deduttiva che egli aveva proposto nel Proslogion, la famosa prova ontologica. A loro volta, sia la prova della perfezione tomista, sia le prove anselmiane del Monologion hanno un corrispettivo nella concezione neoplatonica della gradazione delle perfezioni degli esseri. La quinta, la prova dell'ordine teleologico. Tutte le cose naturali presentano un ordine secondo un fine. L'ordine presuppone una mente. La mente ordinatrice e il fine ultimo delle cose sono Dio stesso. Anche questa è una prova di sapore neoplatonico, ma che si riconnette anche ad una certa mentalità propriamente demiurgico-platonica. In ogni caso, le cinque vie a Dio di San Tommaso vorrebbero provare l'assenza di ogni motivo di opposizione tra fede e ragione. La fede aggiunge poi all'esigenza razionale che fin qui abbiamo delineato quegli attributi divini, amore, paternità, eccetera, che la fredda ragione non può aggiungervi. Dio, come Tommaso ha dimostrato attraverso le cinque prove, esiste ed è causa del divenire. Se passiamo poi a chiederci quale sia la struttura del reale, dobbiamo prendere atto che Aristotele era riuscito nell'intento di costruire un sistema esplicativo che esprimesse l'ordine esistente nella realtà e la sua immanenza. L'impianto metafisico aristotelico va perciò, a giudizio di Tommaso, accettato. Ad Aristotele, però, sfuggiva il senso dell'origine di tutto ciò che è, cioè degli enti. La distinzione fra essere possibile ed essere necessario, avanzata da Avicenna, costituiva pertanto un chiaro passo in avanti, poiché spiegava l'origine di ogni ente con la creazione prodotta dall'essere necessario. Per cui il mondo è una realtà contingente e poiché poteva anche non essere, deve essere stato creato. D'altra parte, la dottrina aristotelica dell'atto puro può essere sviluppata nella stessa direzione. Il carattere contingente del mondo, inoltre, infirma il determinismo assoluto sostenuto da Avicenna, il quale giungeva a dare credibilità al fatalismo astrologico. Emerge un quadro metafisico e cosmologico in cui necessità e contingenza, ordine naturale e creazione divina trovano un corretto equilibrio reciproco. Quanto poi ai moventi della volontà divina, questi sono la sua sapienza e la sua bontà. Egli non è pura immobilità contemplante, ma volontà attiva di amore e di bene, e perciò anche provvidenza. Accertata la razionalità del creazionismo, in merito ai rapporti fra tempo e creazione, Tommaso riconosce, come già Alberto Magno,
che razionalmente non c'è argomento per escludere la coeternità del mondo con Dio, come sostenuto da Averroè, ad esempio. Ma la verità di fede di una creazione dal nulla esclude il pericolo di una visione panteistica, che invece è contraria alle verità di ragione, perché Dio è eterna volontà creatrice di un mondo che è diverso da Lui, che è altro da Lui. Dati tutti questi presupposti, si rende necessaria, secondo Tommaso, una riforma della metafisica aristotelica, rispettandone l'impianto, ma rendendola più conforme alla ragione e perciò anche alla fede. Ora, il cuore della metafisica aristotelica è la dottrina della sostanza. Nella metafisica atomista, la sostanza o essenza, articolata in materia e forma, diventa un capitolo di un sistema più ampio che le affianca all'esistenza, o actus essendi, e che spiega i loro rapporti in virtù di un concetto superiore, l'essere. Mentre l'essere di Aristotele era soprattutto un predicato, una modalità, in San Tommaso esso diventa un soggetto, fonte ontologica di tutto ciò che è. Evidente qui l'influsso del neoplatonismo. L'essere necessario sarà dunque causa dell'unificazione di essenza ed esistenza e della nascita di ogni dimensione dell'essere, individui, forme, materia, eccetera. Nell'atto della creazione le creature ottengono di partecipare all'essere, secondo modalità specifiche, non paragonabili alla pienezza ed infinità d'essere di Dio. Tutte le cose che partecipano all'essere per opera dell'essere supremo, scrive Tommaso, lo fanno parzialmente, secondo un modo d'essere particolare, quello proprio di un genere o di una specie. Ciò spiega quindi come, sul piano ontologico, le creature ed il creatore abbiano sia delle affinità sia delle radicali differenze. L'unità nella diversità dell'essere è denominata da San Tommaso analogia. Questo rapporto analogico, né identità né totale differenza, fa rigettare il panteismo, spiega la trascendenza di Dio e non esclude, anzi afferma, l'esistenza di un suo legame con il creato. L'ontologia atomista si completa con l'indicazione dei trascendentali, vale a dire gli attributi che tutti gli enti posseggono. Essi sono l'unità, ogni ente unico, la verità, ogni ente è metafisicamente vero perché è creato da Dio ed è conoscibile dalla ragione, la bontà, ogni essere è buono perché è facente parte del disegno provvidenziale divino, animato da una suprema amorevolezza. Anche per il mondo fisico, Tommaso propone una acuta terza strada fra il determinismo ed il fatalismo. La struttura del mondo fisico è invece, secondo Tommaso, costituita da una trama di caso e necessità. Il caso, egli spiega, è l'effetto di un incontro accidentale fra serie causali diverse. Esso non è quindi pura fatalità, destino, ma contiene in sé un elemento deterministico, cioè il fatto che una serie causale, una serie di conseguenze necessarie, ne incontra un'altra, determinando un elemento di novità che non compare in nessuna delle due serie causali. Come scrive Tommaso, l'essere bianco ha la sua causa, come ha una causa l'essere musicista, ma che un medesimo soggetto sia insieme bianco e musicista non ha causa, perché tale aggregazione per natura non costituisce né un ente né un'unità. Tutto ciò non impedisce, ovviamente, la prescienza divina anche dell'intreccio di catene causali indipendenti e quindi del caso. La questione dell'individuazione, che è necessariamente affrontata da ogni filosofia essenzialistica, poiché occorre giustificare la differenza fra le singole cose partecipanti alla stessa essenza, è stata così risolta da Tommaso. Le cose si individuano ciascuna per il variare della quantità di materia, quella che egli chiama la materia segnata, qui ed ora nello spazio e nel tempo. Vale a dire, se in molti cavalli l'essenza è quella universale del cavallo in sé, e la varietà tra essi è rappresentata dalla sagoma, dal colore, eccetera, la materia diventa il principio di individuazione, cioè identifica quella individualità in cui si è incarnata una certa forma. Per gli individui umani e per le anime, Tommaso però propone una eccezione alla regola aristotelica. Vale a dire che nel caso delle anime non è la materia segnata a darne la individuazione,
ma una sorta di impronta, cioè il fatto di aver incarnato un certo corpo, impronta che l'anima conserva dopo la morte. Con questa impronta, habitudo ad corpus, essa potrà riassumere il corpo dopo il giudizio universale. Tommaso rigetta anche esplicitamente non solo la teoria della mortalità dell'anima avanzata dal famoso commentatore pagano di Aristotele, Alessandro di Afrodisia, ma anche la teoria averroistica, che attribuisce l'immortalità al solo intelletto agente, tesi poi raccolta e rilanciata a Parigi da Sigieri di Brabante e dagli altri esponenti dell'averroismo latino. Secondo Tommaso, l'intelletto agente viene sì dall'alto ad unirsi col corpo, come dicono sia Aristotele che Averroè, quando trova le condizioni per essere accolto, ossia quando è sorto un intelletto potenziale nell'essere umano. Ma una volta unito con l'anima sensitiva e vegetativa, forma un'unità che non si disintegra più e che sopravvive nella sua singolarità alla morte del corpo. Anche l'etica tomistica ha una base intellettualistica ed aristotelica. Per Tommaso è l'intelletto capace di astrarre le essenze che ci indica la vera realtà dell'oggetto e suggerisce alla volontà il criterio di condotta. Se la volontà segue i dettami dell'intelletto, che comprende il vero essere delle cose, allora il desiderio sarà buono. Se invece la volontà prescinde dal lume intellettuale, allora sorgerà l'errore e quindi, nell'abolizione, il male. Anche per San Tommaso, però, il male non ha realtà, ma è difetto che nasce dall'azione stessa dell'uomo, secondo una evidente ispirazione agostiniana. Il peccato è una incapacità, è un difetto dell'intelligenza e della libertà. Dio lo permette perché la libertà umana, talvolta fonte di errori, è tuttavia benefica nel complesso della creazione. Nelle cose, Dio ha impresso una legge morale naturale che l'intelletto umano è perfettamente in grado di raggiungere. Ma al di sopra di essa vi è anche una legge morale eterna, frutto della rivelazione, a cui l'intelletto non è in grado di giungere autonomamente. Nella filosofia politica di San Tommaso, lo Stato è una formazione naturale, dovuta alla spontanea politicità dell'individuo. Viene confermata con questo la definizione aristotelica dell'uomo come animale politico. E lo Stato ha il compito di realizzare la felicità materiale dei sudditi. Espressione di questo ordinamento è la legge umana, quello che oggi chiameremmo il diritto positivo, che i governanti emanano in applicazione dei principi della legge naturale. Questa applicazione può però risultare infedele o distorcente. In tal caso Tommaso proclama l'ingiustizia e l'illegalità della norma positiva non conforme al diritto naturale. Occorre infine considerare agostinianamente che l'uomo deve realizzare al di sopra dei fini materiali quel fine più alto che è la redenzione dello spirito e la conquista del cielo. A questo compito provvede la Chiesa, che deve essere collocata al di sopra di qualsiasi autorità politica terrena, almeno sul piano morale, e della indicazione degli obiettivi spirituali della convivenza umana. Insomma, in San Tommaso vi è un'armonica conciliazione della politica di Aristotele con la città di Dio di Agostino. La prima è la condizione della seconda, proprio come la ragione è il preambolo della fede. Si tratta di una filosofia della convivenza umana che verrà ripresa su base laica dal giusnaturalismo del XVII secolo, per la distinzione fra legge naturale e diritto positivo. Alla fine del XIX secolo il tomismo è stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come filosofia ufficiale del cattolicesimo.